È tornato all'antico splendore il preziosissimo reperto archeologico gelese Calypter Hegemon grazie alla collaborazione del Kiwanis Club di Gela, che ha sostenuto l'operazione di restauro, e al supporto del responsabile del laboratorio di restauro Riccardo Cassinera. Abbiamo restaurato un pezzo importante del nostro museo. Si tratta di un'antefissa gorgonica particolare, perché noi abbiamo tante antefisse gorgoniche all'interno del museo, ma questa è un'antefissa gorgonica, come dire, egemon. Egemon nel senso di dire che è un egemone rispetto a tutte le altre antefisse, perché proprio si trovava al colmo dell'edificio. Un edificio che doveva essere un edificio monumentale che era all'interno dell'acropoli di Gela. Tanto è importante che il British Museum ci ha chiesto questo pezzo, oltre alla testa del cavallo e l'aurora, quella che do le triade delle divinità, proprio per fare una mostra a Londra del periodo che va da aprile a maggio. E proprio per la sua importanza, e grazie proprio al contributo del Kiwanis, che con piccole somme, perché è importante il segno che si vuole dare, proprio il senso civico che deve avere questi contributi per rendere fruibili questi pezzi all'interno del nostro museo. Si tratta di un pezzo che va dal VI al V secolo a.C., più di V che di VI a.C. Il presidente del Kiwanis Club di Gela. Noi non trascuriamo, no, mai le vene artistiche, quindi, e culturali che ci possono essere nel territorio. E avendo avuto quindi, la richiesta da parte del direttore quindi, del museo, dottor Ennio Turco, che ringraziamo quindi, per averci quindi, coinvolti, siamo stati ben lieti quindi, di partecipare al restauro di questo pezzo, che come ha detto quindi, il direttore, è un pezzo abbastanza quindi, importante e che è stato richiesto anche dal British Museum quindi, per la sua esposizione. E questo quindi è importante secondo me quindi, che i club service quindi, collaborano con le strutture quindi, territoriali, soprattutto quindi, con le strutture archeologiche, perché con la crisi dell'indotto, con la crisi quindi, dello stabilimento, il futuro volano di conduzione dell'attività economica, sociale, del territorio è sicuramente quindi, il turismo.